Buongiorno a tutti. Sai Ram? Sai Ram, sono contento di sapere che il primo discorso è stato ricevuto e ascoltato da tutti gli ascoltatori. Niente di strano, perché contiene i discorsi divini di Satya Sai Baba fatti in occasione di Onam. Essi ci ricordano passo dopo passo i nostri doveri. Grazie ancora per il vostro incoraggiamento. Questa mattina vorrei parlarvi di questo argomento. Perché invecchiamo? E che cos'è che invecchia? Perché non apprezziamo di essere chiamati vecchi anziani? Perché? Come misura riconciliativa, per incoraggiare la questione, è stata introdotta una nuova parola. Giovani adulti. Va bene, ma perché ci sentiamo addolorati di questo? Vorrei trattare un po' questo argomento basandomi sui discorsi di Baba. Il primo e più importante punto è che noi invecchiamo a causa dell'uso improprio dei nostri sensi. Noi abusiamo dei nostri sensi e questo porta a problemi di invecchiamento. Bhagavan ci ha dato i rimedi a questo. Cosa ha detto? Non vedere il male, vedi il bene. Non ascoltare il male, ascolta il bene. Non fare male, fai solo bene. Non pensare male, pensa bene. Questa è la via per rimanere giovani a lungo. Ora, ad un'attenta analisi, arriveremo a conoscere la profondità di questa affermazione. Secondariamente, dovremmo ricordare anche a noi stessi cosa disse Baba sui sensi. Egli disse, in discorsi in Telugu che ho tradotto in occasione dei discorsi fatti in Sai Kulwant Hall, Prashanti Nilayam. Li citerò in Telugu e poi li tradurrò in inglese. Voi sapete perché vi è stato dato questo corpo? Perché? Qual è lo scopo di questo corpo? Lo scopo di questo corpo è di realizzare che dobbiamo usarlo per servire i nostri simili, per servire l'umanità. Questo è lo scopo del corpo. La seconda cosa che Baba ha detto era questa. Voi sapete perché ci è stato dato l'intelletto, l'intelligenza? È per accumulare ricchezza? È per crescere in abbondanza e prosperità? No, no, no. L'intelligenza significa essere consapevoli che questo mondo è come una nuvola passeggera. Intelligenza esperienze del mondo sono come nuvole passeggere. Nessuna esperienza è durevole, buona o cattiva che sia. Sono tutte nuvole passeggere e inoltre l'intelletto ci aiuta a capire ciò che è effimero e ciò che è permanente. La differenza tra temporaneo ed effimero deve essere ben distinta e compresa. L'intelletto ci dovrebbe aiutare anche a comprendere che cosa è terrestre e che cosa è celestiale. Il nostro guru ci ha detto che tutto è un dramma, una rappresentazione. E come ha detto Shakespeare, noi siamo attori in questo dramma. Poi Bhagavan ha continuato dicendo in Telugu. Voi sapete perché vi sono state date le orecchie? È per ascoltare i pettegolezzi e i discorsi vanitosi e inutili? Diffondere tali voci a cosa serve?
Le orecchie non vi sono state date per questo scopo. Vi sono state date per ascoltare inni e canti sacri, buone cose e parole incoraggianti, e non per un mero ascolto di pettegolezzi. Poi Baba ha detto: perché vi sono state date le mani? Per portare pezzi di cibo alla nostra bocca? Solo per lo scopo di mangiare? No, 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 le mani vi sono state date per adorare Dio. Qui l'adorazione non è intesa alla ritualistica che si può adottare o alla idolatria. Adorazione significa servire l'umanità e i simili. Queste mani entrambe sono sacre e devono essere santificate facendo servizio ai poveri e ai bisognosi. Poi Baba ha detto: sapete perché vi sono stati dati i piedi? Per camminare viale dopo viale, i piedi vi sono stati dati per girare intorno al tempio, circumnavigare intorno al santuario e pensare alla divinità che è in voi. Questo è lo scopo dei piedi. E poi ha detto: sapete perché vi è stata data la lingua? Vi è stata data? Perché vi è stata data per autoglorificarvi o per condannare, criticare, commentare tutti? Serve per diffondere negatività intorno? No, 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 la lingua ci è stata data per cantare le preghiere a Dio, all'Onnisciente, Onnipresente e Onnipotente. E poi Bhagavan ha continuato a descrivere ogni aspetto del nostro corpo. Per cosa vi sono stati dati gli occhi? Per vedere ogni cosa che ci passa davanti? Ci sono stati dati per vedere oggetti volgari e ogni genere di cose assurde? No, 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 gli occhi ci sono stati dati per un altro scopo, per vedere il divino nella natura, perché la natura è un riflesso del divino. Quindi lo scopo degli occhi è di vedere Dio nella natura. In questa prospettiva Baba ci spiega come vengono abusati, male adoperati i sensi e a cosa servono. La terza cosa che vorrei puntualizzare è lo spirito di accettazione, perché non riusciamo ad accettare che invecchiamo, perché non accettiamo che siamo abbastanza vecchi. Non lo accettiamo perché vorremmo che gli anni della nostra giovinezza continuassero. Vorremmo che la nostra posizione, il nostro dominio, la nostra situazione finanziaria continuasse. Ma noi vorremmo avere il controllo su tutto, ma non è possibile. Lottiamo contro il passato e al cambiamento delle situazioni. C'è un salto generazionale che avanza e rifiutiamo di accettare, di invecchiare per semplici ragioni. Non accettiamo la realtà e vogliamo riavvolgere, far rivivere quei giorni in cui eravamo attivi, quei giorni in cui lavoravamo. E la quarta ragione, andiamo a vederla nei dettagli. Che cos'è l'età? L'età è un fattore del tempo. Sapete, il tempo è costituito dai minuti e 60 minuti sono un'ora e naturalmente 24 ore formano un giorno e 30 giorni fanno un mese e 12 mesi fanno un anno.
e il passare del tempo e degli anni determina l'età. Quindi l'età e il tempo sono correlati, si intrecciano. Quindi parliamo del problema del tempo. Che cos'è il tempo? Veramente, parlare da un punto di vista spirituale, non c'è nulla come il tempo. Dio è senza tempo. Le anime individuali sono senza tempo. Il Jivatma è anima individuale. Il Paramatma è l'anima individuale, è la coscienza individuale, universale. Ed entrambi sono senza tempo, senza inizio né fine. È solo il corpo che appare come ciò che chiamiamo nascita. È solo il corpo che scompare quando noi diciamo che è morto. Ma voi continuate come anime e come coscienza voi siete eterni e immortali. Per cui, amici miei, cerchiamo di comprendere che non c'è affatto il tempo. Il senso del tempo non è conosciuto e non influenza una persona. Alcuni non hanno il senso del tempo. Una persona che è totalmente matta non è in grado di avere il senso del tempo. Una persona sotto l'effetto dell'anestesia non è conscia del tempo. Si dice il tempo è la mente e la mente è il tempo. Parliamo della mente. Che cos'è la mente? La mente non è altro che il pensiero. Se una persona è senza pensieri, il tempo non esiste. Come facciamo a dirlo? Quando una persona è nel sonno profondo, la sua mente è inattiva. Voi non sapete esattamente il momento in cui vi addormentate e non conoscete nemmeno il tempo esatto in cui vi svegliate, perché durante il tempo in cui dormite non c'è il senso del tempo. Perché? Perché la mente non è attiva. Quando la mente è attiva, il tempo è raffigurato con le immagini. Durante la notte si è silenziosi, inattivi e passivi e non ci sono affatto domande. In questo modo il tempo è collegato alla mente e spiritualmente non c'è affatto la mente né qualcosa come i pensieri. Ecco perché la gente vuole meditare e contemplare, per raggiungere uno stato senza pensieri ed elevarsi oltre lo stato della mente. E lo stato senza pensieri oltre la mente, lo stato trascendentale, è la meta ultima della meditazione. Ho parlato di tre aspetti prima: l'età, il tempo e la mente. Venendo all'argomento dell'età, qual è il lavoro da fare oggi? Il nostro compito è di associarci a buone compagnie, ma purtroppo non lo stiamo facendo. Frequentiamo persone le cui condizioni sono peggiori delle nostre. Quando li incontriamo, parlano solo delle loro cattive condizioni di salute, della pressione sanguigna, dell'alto livello dello zucchero che hanno e nominano i dottori. Alcuni parlano delle loro malattie, di quelle che hanno avuto 10 anni fa e che descrivono i disagi. Dovremmo frequentare persone che hanno il sorriso sul volto e sono divertenti e che ci raccontano eventi gioiosi, che ci raccontano i loro momenti piacevoli di felicità e che ci fanno passare momenti di beatitudine. Per cui, amici miei, se realizziamo che non siamo né il corpo, né la mente, né l'intelletto, noi siamo la coscienza sempre dinamica, immortale, senza peccato, senza macchia, senza età, senza tempo, e allora non ci saranno domande per nessuno e nessuno dirà più: sono vecchio e tu sei vecchio. Quindi, amici miei, non restiamo sotto la psicologia che l'età va rifiutata. Ma siamo grati al fatto che siamo giunti a questo stadio dell'età e comprendiamo pienamente il significato. Il significato dell'età. Sai Rama, ci vediamo al prossimo incontro. Grazie per il vostro tempo.